il signor Zanotti col fischietto in bocca. Attaccato Vedovati, il pallone comunque buono per il Sassuolo che attacca da destra, cross Russo, Vinarcic, para ancora Russo, scarta Vinarcic, calcia e salvataggio sulla linea per la Juventus. Altro sinistro da fuori, ci ha provato Leone, tiro sporcato, calcio d'angolo, altro brivido. Ripani dentro, 1-2, ancora Diego Ripani, arriva in zona tiro, un gran mancino, lo vuole provare! La parata di Tainer e poi rinvia come può la squadra emiliana. C'è anche la Juve, lo dimostra Diego Ripani. Pagnucco, ribaltamento del lato, Savio dentro da Florea, prova a controllare Florea! Dall'altra parte, salvataggio di Tainer su Pagnucco, palla che rimane lì, Ripani di potenza, poi Florea vuole sfondare, azione insistita, c'è ancora Ripani, tiro centrale. La Juve ha insistito, ha cercato in tutti i modi il gol. Esce bene ancora la Juventus, movimento in orizzontale di Savio. Poi lascia Pagnucco, sovrapposizione centrale per lasciare lo spazio a Finocchiaro che la fa girare. Palla sul fondo, cominciano a diventare tante le azioni bianconere. Vinarcic non la butta via, ma c'è la pressione su Ngana che la perde, calcia poi Vinarcic, arriva al vantaggio del Sassuolo su un pallone perso in disimpegno, 1-0. Ripani sopra la barriera, bravissimo Tainer ad arrivarci, ma che traiettoria, la tiene in campo Russo, resta giù Kumi che ha preso anche un colpo, è fuori dal rettangolo di gioco, cross in mezzo, pallone che arriva, raddoppio del Sassuolo, disattenzione centrale, la doppietta di Vedovati, torna largo Savio, Mazur può metterla bene, deve farlo, cross a secondo palo, colpo di testa di Pagnucco, palla che sfila, sinistro e palla alta sopra la traversa, bella palla dentro di Gil per Crapisto, vuole sfondare Crapisto, c'è ancora speranza, Francesco Crapisto, 1-2, riapre la sfida al minuto 81, 2-1 in buca d'angolo, il numero 29, splendida magia. Russo allarga gli alettoni, Florea, fallo, è già ammonito, seconda ammonizione, Juve che rimane in 10. Ancora Pagnucco, dentro da Crapisto, la mette dentro, pallone basso, Juventus a due passi dall'area piccola, Scienza prova a girarsi, tocca all'indietro, pugno dall'altra parte, Savio non calcia, mette il cross in mezzo, colpo di testa di Scienza, pallone che sfila, poi Pagnucco, che parata di Tainer sotto l'incrocio dei pali, non c'è più tempo, fischia tre volte l'arbitro, finisce qui a Vinovo.